Grazie dell'invito, grazie dell'opportunità di incontrare anche vecchi amici, e come la senatrice, come Felicia e qualcuno di voi. Io intervengo questa mattina non tanto, non come presidente della Pontificia Commissione della Pontificia Accademia per la Vita, ma come coordinatore e prima presidente della commissione del Ministero della Salute per la riorganizzazione dell'assistenza agli anziani ed ora come coordinatore della commissione della Presidenza del Consiglio per le politiche sugli anziani. Siamo alla vigilia, mi auguro, dell'approvazione di un disegno di legge delega che questa commissione interministeriale ha presentato al Presidente Draghi, perché il Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, quindi prima della fine di luglio, lo approvi per poi presentarlo al Parlamento. È stato un lavoro lungo, 2 anni almeno, 2 anni e mezzo, e nasce da una condizione peculiare dell'Italia. L'Italia è il primo paese europeo più anziano, il secondo nel mondo dopo il Giappone. Il Covid ci ha amaramente schiaffeggiato con la strage degli anziani, coloro che hanno pagato il prezzo più alto di questa pandemia, mostrando una cosa: che è vero che tutti siamo nella stessa barca. In verità forse è più vero dire siamo tutti nella stessa tempesta ma su barche diverse. La barca degli anziani, come anche quella dei più piccoli o dei disabili o anche dei carcerati, sono quelle più deboli. Chiaro che se, faccio un esempio, se si parla di sovraffollamento delle carceri, poi si chiede il distanziamento, qualcosa non funziona. E sugli anziani purtroppo. E questo perché è accaduto? È accaduto perché c'è una contraddizione profonda nella nostra società. Per un verso ci fa vivere molto di più, 20-30 anni in più. Per altro verso non ci sa mantenere. Questa contraddizione andava sanata ed ecco perché bene ha fatto il Ministro Speranza a creare una commissione, bene ha fatto il Presidente Draghi ad accoglierla. Ora, nella sostanza, che cosa vuol dire questo? Vuol dire anzitutto un cambio di paradigma. Sino ad ora gli anziani si pensava fossero poche centinaia di migliaia, solo che noi abbiamo oggi di ultracentenari in Italia 17.177, solo di ultracentenari, 4 milioni di ultraottantenni, 7 milioni di ultra 75enni, 14 milioni di ultra 65enni. È un vero popolo sul quale non c'è pensiero né politico né economico né culturale neppure spirituale. Ecco perché in questo piano noi siamo stati come costretti a rivedere il paradigma del rapporto tra la società e questo grande popolo. Se inizialmente si interveniva a prestazione a seconda dei bisogni, oggi si deve rovesciare completamente il paradigma e dire che l'intera società, dal governo alle amministrazioni, alle diverse associazioni, cooperative, istituti, eccetera, compresa la società civile, deve farsi carico di tutto questo enorme popolo di 14 milioni e cresceremo. Questo significa che la politica, anzitutto, deve organizzarsi in maniera da poter permettere a questo vasto popolo
la prima e più elementare prospettiva: farci restare a casa. Gli anziani debbono restare a casa dove sempre sono vissuti. Io ricordo Camilleri, che ha voluto restare a casa dove stava, anche quando guadagnava fior di milioni per i suoi libri. Lui ha voluto restare sempre a casa, perché diceva: togliere un anziano da casa vuol dire ucciderlo. Gli togli tutta la memoria, tutti i punti di riferimento. Ora, di questo noi non avevamo contezza in passato. Ora c'è chi mi dice: però ci sono momenti. Certo che ci sono momenti, ma io vi do un numero. Noi, a me, gli amici dell'RSA non mi amano tanto. Non mi amano tanto, però sapete quanti ci sono nell'RSA oggi in Italia? 260.000 persone. Quanti anziani ultra 75enni, praticamente immobilizzati, vivono a casa? 2.700.000. Per 260.000 si spendono 12 miliardi l'anno. Per questi 2.700.000, 2 miliardi. È ovvio che è umanamente, socialmente assurdo continuare in questa prospettiva. Per di più, se anche solo un quarto di questi 2.700.000 dovessero essere istituzionalizzati, salterebbe il bilancio dello Stato. Di qui la indispensabilità di un cambio di paradigma. Anche perché l'assistenza domiciliare integrata continuativa diventa il focus. Oggi, quando io sono andato al Ministero della Sanità per cominciare a studiare il tema, che non era dei miei più, come dire, argomenti da questo punto di vista, assistenza domiciliare significa 17 ore di infermiere l'anno, nulla. E quando il ministro Speranza mi disse: noi dobbiamo raggiungere e passare la Germania, quindi dovremo aumentare il numero degli assistiti, dobbiamo arrivare a 900.000, io mi permisi di dirgli: ministro, ma se lei fa questo, oggi prendiamo per i fondelli 400.000 anziani, poi ne perderemo 900.000. Gli anziani hanno bisogno, per l'80% della loro vita, di assistenza sociale, non semplicemente sanitaria. Purtroppo in Italia abbiamo questo peccato originale della divisione tra sanitario e sociale, che si riflette anche sull'organizzazione dei ministeri, per cui è difficile mettere d'accordo i diversi direttori e le diverse amministrazioni. La cosa più complicata che mi è capitata in questi lunghi mesi, però finalmente siamo arrivati a sostenere la centralità dell'assistenza domiciliare integrata continuativa, che peraltro richiede l'assunzione di almeno 100.000 nuovi operatori socio-sanitari specializzati, con la creazione di una rete di infrastruttura attorno agli anziani nelle case, quindi una vera e propria ricreazione di rapporti, perché il primo virus più drammatico per gli anziani, ancor più del Covid, è la solitudine. Da soli tutti stanno male, anche noi, cioè anche voi più giovani, tutti, a maggior ragione quando stiamo male. Ecco perché la ricostruzione di questa rete è indispensabile. Bisogna creare poi dei centri diurni o delle realtà dove possano essere portati. Ne prevediamo almeno 1 migliaio in tutta Italia, che siano centri attrezzati,
Io faccio un solo piccolo esempio per cercare di... 30 anni, voglio dire 30 anni, se noi immaginiamo cosa ci siamo inventati da 0 a 30 anni, dopo il 1861, quando il Parlamento italiano si è trovato di fronte a milioni di bambini sfruttati, violentati, abbandonati, senza grandi prospettive, noi ci siamo inventati gli asili, le scuole materne, le elementari, le medie, il ginnasio, il liceo, le università, l'università di massa, la specializzazione. Per cui chi nasce oggi, tutto sommato si trova, dico tutto sommato perché poi purtroppo l'immigrazione dei nostri studenti è almeno 3 volte più grande della immigrazione degli stranieri, e questo già pone un problema. Da 65 anni in poi non c'è nulla. Non possiamo passare, come dicevo scherzando, 30 anni ai giardinetti. Quindi questi centri devono servire anche come scuola di prevenzione. C'è un caldo pazzesco. Noi dobbiamo chiamare gli anziani per insegnare loro come combattere il caldo, perché altrimenti arriva un'altra strage. Come nutrirsi, come camminare, come rendersi conto di quello che sta accadendo. È questa la presa in carico che è necessaria. C'è poi il tema, ovviamente, della lungodegenza. Allora le RSA debbono essere ripensate e quindi possono diventare in parte il luogo di transito degli anziani che sono in ospedale, che dovrebbero andare via e non vanno via e costano una enormità. In Italia spendiamo circa 50 miliardi, in Germania 25, stesso numero, stessa situazione, perché in Germania riescono a farli uscire prima dagli ospedali. Ora, questo per dire, chiudo, per dire quanto la nuova riorganizzazione, che io mi auguro possa essere approvata nei giorni prossimi, che richiede un'articolazione ovviamente poi di applicazioni nelle diverse regioni, comuni, e questa nuova articolazione permetta anche un collegamento tra le diverse generazioni. Oggi immaginiamo le 4 generazioni, bambini, giovani, adulti, anziani, e ogni piano come un palazzo. Noi viviamo in un palazzo a 4 piani, ma spesso senza né scale né ascensori per i rispettivi abitanti. E questa è una tragedia, perché la mancata relazione tra le generazioni è deleteria per il futuro del paese. La tempesta perfetta che noi stiamo vivendo, demografica, cioè una crescita inarrestabile degli anziani e una decrescita delle nascite, pone il paese in una condizione assolutamente di incredibile instabilità. Ecco perché questo rapporto deve essere ricreato. Io mi auguro che questa legge, ipotesi, proposta di legge delega venga approvato all'unanimità dal Parlamento, anche perché si tratta di prendersi cura di oggi 14 milioni di persone che ovviamente vivono anche in una prospettiva di fragilità, e abbandonarli o non immaginare come prendersene cura significherebbe una cecità politica e sociale pazzesca. Cosa vuol dire per le giovani generazioni vedere i loro nonni abbandonati? Cosa vuol dire per le giovani generazioni, come sta accadendo ad esempio in Germania, che gli anziani, poiché costa troppo, vanno in Romania
a vivere gli ultimi anni della loro vita perché non possono farlo nel loro paese, e sta accadendo anche in Italia ad alcuni che vanno in Portogallo o in Germania, che vengono in Lombardia. È davvero un interrogativo forte. È una società civile quella che non riesce ad accudire gli anziani, i quali peraltro, se aiutati con nuove politiche, sono in realtà più che un peso, una grandissima risorsa. Una cifra sola, calcolando economicamente ciò che i nostri nonni fanno per i nipoti e per le loro famiglie, economicamente vale una finanziaria. E l'economia generale spende ogni anno per gli anziani 200 miliardi. Ecco perché è indispensabile una nuova prospettiva che faccia star meglio e che fa pure risparmiare. Più chiaro di così, non so cosa gli possa dire.